Ciao amici player e benvenuti in questa nuova puntata di Tennis Coffee, dove voglio parlarvi di qualcosa di importante, l'impugnatura della racchetta. E lo voglio fare dal basso del mio livello di tennista amatore e di incordatore amatore. Perché voglio parlarvi di impugnature pur non essendo un istruttore o un maestro? Perché non se ne parla mai abbastanza? Perché bene fare ripetita iuvant e andare a ricordare dei concetti, andare a ricordare dei termini e magari talora ripetere e vedere persone diverse che spiegano argomenti così semplici, così importanti, così trascurati, così dimenticati, ci aiuta a migliorare. Ed ecco perché oggi io per primo mi sono cimentato nell'andare a ripassare e lavorare sulle impugnature, che realmente, al di là di quelle che sono le basi, quindi gli standard, quindi le impugnature che si fanno a scuola tennis, poi si evolvono e diventano anche un po' personali. Io vengo da un mondo diverso, vengo da altri sport, ho ripreso a giocare a tennis dopo quasi 30 anni, purtroppo avrei voluto continuare, ma la mia storia personale me l'ha impedito a lungo. Poi un incrocio splendido di eventi, scarsi 3 anni fa, mi ha riportato sul campo da tennis. Però ho avuto la fortuna di praticare a livello agonistico altri sport, tra cui il karate tradizionale, e quello che più mi ha affascinato nel tempo di questa disciplina, più che sport, è stato il fatto che, acquisite le basi, si iniziasse, dopo tanti anni, a personalizzarle, a trovare il proprio karate, il proprio io. E in un certo senso io oggi, è ancora presto per dire che inizio a cercare il mio tennis, però ci sono alcune abitudini che io mi rendo conto stia facendo mie. Quindi, sometimes, mi piace tornare alla base e rivedere le impugnature. Detto ciò, prima di entrare nel merito, iscriviti al mio canale, perché per me è importante, offrimi un caffè se ne hai piacere o dai un'occhiata al mio shop, che magari potresti trovare qualcosa di interessante e la puoi comprare serenamente. Farmi una proposta di prezzo, visto che quello che mi interessa è sovvenzionare il mio canale per fare dei contenuti più interessanti. Intanto tutti quanti sapete che il nostro tappo della racchetta è il riferimento per le impugnature. Sapete che è un ottagono e sapete anche che la dobbiamo posizionare in questo modo per lavorare un attimino sulle impugnature. Quindi la parte superiore dell'ottagono sarà la nostra faccia numero 1 e andremo poi a lavorare in senso orario, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Altra cosa importante è che l'impugnatura noi la andiamo a fare tra la base dell'indice e la base del palmo della mano, non è proprio comodissimo, 1 e 2. E ultima cosa molto importante, andiamo a ricordare quelle che sono le nostre impugnature principali, quindi la Continental, la Eastern, la Western e la Semi-Western. Quindi quando il nostro istruttore ci dice no, ma lì devi usare la Continental, e noi sì, iniziamo a fare così, perché in quel momento magari abbiamo l'abitudine di sapere che fare, ma non sappiamo il nome, beh, è una cosa carina sapere il nome delle impugnature, quindi fai la Continental, te la faccio, lo so cos'è, lo so, ci detto un attimo, ma lo so, vedi che te la faccio, e ora ne parliamo. Una volta numerate le facce, andiamo a vedere quelle che sono appunto le impugnature. Va da sé che partiamo da quella che è la più classica, la Continental. Per la Continental, noi andiamo, che è quella che si usa per i colpi al volo, quindi soprattutto per il servizio, noi andiamo ad avere la base della nostra, del palmo della mano sulla faccia 1 e la base dell'indice sulla 2. E fin qui tutto facile, non è proprio un'impugnatura che viene naturale, a me non è mai venuta naturale, e anzi l'ho un po' estremizzata poi nel tempo, abbassando ulteriormente l'indice, andando a creare ancora più il concetto di martello, però poi alla fine ora mi ci trovo abbastanza bene. Ma capita la Continental, passiamo a quelle che sono Eastern, Western, Semi-Western, passando appunto tra le due. Per quanto riguarda la Eastern, dobbiamo iniziare a ruotare in senso orario la nostra racchetta, quindi base della nostra mano, del palmo della mano sulla faccia 2 e indice, base dell'indice sulla faccia 3. Andiamo ancora avanti, passiamo dalla Eastern alla Semi-Western, andando a mettere la base del palmo della mano sulla faccia numero 3
e la base dell'indice sulla numero 4. Concludiamo con quella con impugnatura western molto estrema, che prevede di avere la base del palmo della mano sulla 4, io sto continuando a ruotare in senso orario il telaio, e la base dell'indice sulla numero 5. Ora, ritornando a quella che è la Continental, quindi base del palmo della mano sulla faccia numero 1 e base dell'indice sulla 2, che è la nostra impugnatura per i colpi al volo, e ruotando, io sono destro, in senso orario, andiamo quindi ad avere Eastern, Western e Semi-Western, che sono le impugnature per il dritto, perché se questa è la Continental con la quale ho appena servito, mi metto in posizione di diritto con una Eastern, che è una impugnatura molto molto classica, e gioco. Oppure magari sono un player un pochino più moderno, o comunque abbastanza moderno, e gioco con una semi-western. Diciamo che tra la Eastern e la semi-western c'è il 99 dei colpi di dritto che noi vediamo. Poi i più estremi vanno a giocare con la western. Io non ci riuscirei mai, io sono appunto abbastanza classico o ciuccio, scegliete voi quale sia il termine migliore, e quindi mi vado a posizionare tra la Eastern e la semi-western. Nota dolente nel momento che poi iniziamo a parlare del rovescio, e andiamo un attimino a parlarne. Ripartiamo dalla Continental, quindi base del palmo della mano sulla faccia 1 e base dell'indice sulla 2. Quando andiamo a operare il rovescio, andiamo a muovere leggermente il telaio in senso stavolta antiorario. Molto molto probabilmente noi non avremo una Continental in mano quando faremo questa operazione, perché saremo quasi sicuramente in una Eastern o semi-western, quindi col telaio che starà offrendo la faccia. Noi siamo destri, ma ovviamente tutto quello che dico poi dovrete girare, flippare il video al contrario se siete dei mancini. La faccia del telaio sarà rivolta alla nostra destra, andremo pertanto a girarla fino a avere la faccia che vada a guardare alla nostra sinistra, e andremo pertanto di qui a giocare il nostro splendido eccezionale rovescio alla Federer. Diciamo che posizionare la mano per il rovescio non è mai semplicissimo, almeno non è il colpo più naturale del mondo, anche se uno dei miei istruttori mi ripeteva sempre che qualsiasi player messo in un campo da tennis da solo riesce a fare il back, tutti gli altri colpi no. Non ho mai capito perché riesco a fare tutti gli altri colpi ma non il back, tant'è che io un rovescio bimane. Però l'obiettivo sarebbe quello di andare a creare una Eastern di rovescio, quindi base del palmo della mano sulla faccia numero 1, base dell'indice anch'essa sulla faccia numero 1, estremizzandola, portandola addirittura alla 8 per una semi-western di rovescio. Non sono il miglior insegnante in questo senso, però sul rovescio in effetti di lavoro da fare per l'impugnatura ne avete. Io personalmente tendo a personalizzare molto l'impugnatura Continental, quindi andare ad abbassare ulteriormente l'indice per poter poi servire, anche se spesso l'indice si dice possa essere utile per dare l'ultima frustata verso il basso alla palla, ma l'altra cosa che faccio è quella di andare poi a personalizzare anche molto l'impugnatura di rovescio. Però al momento i miei risultati non sono ancora quelli degni del buon Federer che vogliamo prendere a riferimento come le impugnature. Ora, se questo video di ripetizione, di reiterazione su un argomento discusso e ridiscusso come l'impugnatura, ma mai abbastanza chiaro, perché l'impugnatura è fondamentale, è veramente fondamentale nel tennis. Io ho iniziato a capirlo dopo un po' di mesi, perché all'inizio quasi non ci credevo di quanto cambiare l'impugnatura fosse importante, poi quando ho iniziato a farlo e mi sono reso conto sia delle difficoltà sia dei benefici, ho capito che avrei dovuto mangiare pane duro su quell'argomento. Quindi prima iniziate a mangiare pane duro sulla impugnatura se già non l'avete fatto, prima continuate a migliorarla, più avrete risultati e prima ne avrete. Pertanto, ripetere non fa mai male, magari quello che vi ho spiegato vi è stato utile, e in tal caso allora andate a mettere like al video, perché non sono avvezzo a fare video tecnici di spiegazione di tecnica di gioco, perché non è il mio forte,
però difatti queste sono nozioni basilari che ripetere non fa mai male, non fa male a chi le conosce bene, non fa male a chi come me ancora oggi si considera un amatore ma fondamentalmente un principiante del gioco del tennis. Quindi like a questo video e ti ringrazio molto, ma soprattutto continua a seguirmi perché, come hai ben capito, è la passione che mi muove ed è la passione che anima anche te, la passione per lo sport più bello del mondo, il tennis.